Benvenuti in Lost in Magic, io sono Valentin e come ogni venerdì vi racconterò la storia di qualche prestigiatore che mi ha segnato. Il personaggio di cui vi parlerò oggi si chiama Theodor Hahnemann e negli anni 30 fece una scoperta che cambiò per sempre ogni paradigma della magia. I suoi effetti, i suoi manoscritti vengono tuttora utilizzati in tutte le parti del mondo. Theodor Hahnemann nasce il 22 febbraio del 1907 a East Waverly, nello stato di New York. E inizialmente lui nasce col nome di Theodore John Squires, ma in seguito al divorzio dei suoi genitori, all'età di 2 anni, la madre sposa quest'uomo di nome Stanley Hahnemann, da cui lui negli anni 30 in seguito prenderà il nome. E da lì in poi si chiamerà Theodor Hahnemann, con la sola accortezza che lui ci aggiungerà una N alla fine. Ted, con il suo nome da scena, conosce la magia all'età di 10 anni a scuola, quando un suo amico gli fece un trucco chiamato Ball and Vase, che vi faccio vedere. E quel giorno torna a casa dalla madre chiedendogli dei soldi per comprare la sua prima scatola magica e da quel momento lì non smise mai più di rincorrere questa passione. Da quel momento passò giorno e notte a studiare magia e studiò talmente tanto magia ed era talmente ossessionato che a volte non andava neanche a scuola e la madre temeva per il suo futuro. Così un giorno, per scoraggiarlo, decide di bruciare tutti i suoi trucchi e i suoi libri di magia. E lui quel giorno ci rimase malissimo. Nonostante lei si pentì, nel 1938, quando pubblicò il suo primo libro rilegato, dove radunò 5 numeri delle riviste di cui vi parlerò in seguito, mandò questo libro alla madre con una dedica. Cara mamma, quando sfoglierai queste pagine, spero ti ricorderai di quando hai bruciato tutti i miei libri di magia nel camino. Questo ha fatto in modo che ne scrivessi uno tutto mio. Hai per caso un fiammifero anche per questo? Firmato Theodor. Quindi Hahnemann non scordò mai quel momento, se lo portò nel cuore per tutto il resto della vita. La passione per la magia però si consolidò quando a 15 anni trova lavoro come assistente di un mago. E da lì cominciò a specializzarsi nella cartomagia inizialmente, ma con il passare del tempo lo affascinò il mondo dell'esoterismo, delle arti oscure, delle percezioni extrasensoriali e sin da giovane sviluppò un'intuizione che riguardava il pubblico. Il pubblico di allora, ma anche quello di oggi, non vuole più vedere il mago come una persona molto diversa da lui. Vuole proprio il contrario, vuole una persona molto simile, una persona molto affine. E lui capì questo sin da giovane e da quel momento in poi tutti i suoi trucchi, tutte le sue invenzioni le aveva rimodernizzate, stava creando non più degli effetti di illusionismo, ma proprio degli effetti di mentalismo, degli effetti mentali che riguardavano tecniche psicologiche e cambiò tutto il suo repertorio da quel momento lì. Però tornando un passo indietro, lui non fece subito questo, perché dopo quel lavoro come assistente di un mago, lui trovò lavoro come ferroviere. In seguito si avvicinò ancora di più al mondo degli artisti facendo il cantante tenore. La carriera di Hahnemann ad un certo punto della sua vita si divide in due. Da una parte ci sarà l'Hahnemann, il performer, e dall'altra parte sarà l'Hahnemann, l'editore. Era il 15 ottobre del 1934 quando Hahnemann fece uscire la sua prima rivista The Jinx, una rivista di magia in cui si trovavano effetti di magia ma non solo di mentalismo. E fu una rivista che ad oggi, per dirti chi ne possiede una, è comunque un oggetto da collezione. Ci sono degli effetti che vengono utilizzati tutt'oggi. È una raccolta veramente fantastica e quasi introvabile. E la sua pubblicazione comunque cessò nel 1942 con la morte di Hahnemann. Tanti effetti che si trovano in The Jinx sono stati riportati in The Practical Mental Magic, che è un libro stampato anche in italiano con il nome di Mentalismo Pratico, che è un classico del mentalismo, che tra l'altro ce l'ho qui, ed è un libro che vi consiglio tantissimo, perché possiede un grande lavoro sui biglietti, e sulle previsioni, c'è veramente tantissimo materiale, ve lo consiglio. Il materiale più completo che possiamo trovare, che ha a che fare sia con i trucchi che con la vita di Hahnemann,
The Life and Times of a Legend Hahnemann, che è un libro in inglese che, diciamo, un mattone che comprende tante informazioni su di lui. Comunque, tornando ad Hahnemann, alla sua vita privata, la sua vita prende queste due, diciamo, queste due strade. Però da qui le cose si complicano per Hahnemann, perché alla fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40 la figura del mentalismo, del mentalista diventa molto, molto conosciuta. E lui da quel momento ebbe una piccola crisi. Le cose con la... Lui è stato sposato due volte, e con la prima moglie ha avuto una figlia, e con il secondo matrimonio le cose non stavano andando bene. Lui inoltre soffriva tanto di crisi da palcoscenico, e chi lo conosceva lo descriveva come una persona nervosa, una persona che aveva spesso dei attacchi d'ansia, che faceva abuso di alcol. Walter Gibson, uno scrittore e prestigiatore americano, lo descriveva come una persona sinistra, di cattivo umore e che nella vita di tutti i giorni non avesse tanto successo. Perché Hahnemann, da una parte, era un genio nella creazione di effetti, di trucchi, di tecniche, ma come performer era piuttosto mediocre, non riusciva a massimizzare i suoi trucchi. Nel 1941 per Hahnemann comincia un periodo nero, un periodo dove ha una grave crisi finanziaria e anche di salute. Comincia ad avere tante infiammazioni gravi, soffre di depressione, e tutto questo può essere anche una causa del suo matrimonio fallito. E, per far fronte poi alla crisi finanziaria in atto, decide di fare uno spettacolo. Uno spettacolo diviso in due serate, il 26 e 27 gennaio del 1942, al Roof Garden Theater di Manhattan. E nonostante tutti i giornali ne parlassero, i biglietti fossero già esauriti, quello spettacolo non si fece mai. Perché il 12 gennaio del 1942, all'età di 34 anni, Theodor Hahnemann si tolse la vita lasciando il gas aperto. E ancora oggi non sappiamo il perché di questo, perché non ha lasciato niente. L'unica cosa che lui aveva mandato erano delle cartoline ai suoi amici, mandate qualche giorno prima senza nessun mittente, ma con su scritto: guarda gli annunci mortuari del New York Times. Lui fu trovato dalla seconda moglie il giorno seguente, e poi il suo corpo fu cremato e portato al cimitero di Glenwood a Waverly. Diciamo che Hahnemann ci ha lasciato questo profondo mistero, perché non sapremo mai il perché l'ha fatto, ma la cosa ancora più sorprendente è che, come il padre adottivo, Hahnemann si tolse la vita lo stesso giorno e alla stessa età di 34 anni come padre adottivo. Detto ciò, vi ringrazio che mi avete seguito fino a qui, anche se non era una storia lunghissima, ma era un personaggio a cui ci tenevo particolarmente tanto, perché nella mia carriera da mentalista per tutto il tempo io ho studiato Hahnemann e ho voluto condividere anche con voi la sua storia. La sua storia perché in pochi la conoscono e nella magia di tutti i giorni tanti si scordano il suo nome, ma se non ci fosse lui, posso assicurare a tanti, ma a tantissime persone, che il mentalismo di oggi non sarebbe esistito. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo venerdì prossimo con una nuova storia, magari un po' più lunga e con molti più misteri. A una nuova vita.